Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: dal 23 novembre arriva in streaming su Netflix la nuova attesissima serie sulla famiglia Addams con protagonista Mercoledì, dalla quale prende il nome la serie, Mercoledì. Tim Burton, regista della serie, ha scelto come interprete per la piccola protagonista Jenna Ortega. Morticia invece sarà interpretata dalla famosissima Catherine Zeta-Jones. La famiglia Addams è pronta a tornare. Netflix è pronto per rilasciare a breve la nuova serie Mercoledì, che vede nel panni della piccola di casa Jenna Ortega. Dal 23 novembre la famiglia più macabra del cinema torna nelle case di tutto il mondo. La serie è diretta da Tim Burton, regista visionario e autore di molti altri successi come Big Fish, Le storie di una vita incredibile, Edward Mani di Forbice e La fabbrica di cioccolato. Sarà una serie suddivisa in 8 episodi e la protagonista indiscussa sarà proprio Mercoledì, la piccola della famiglia con gusti macabri e di carattere particolarmente solitaria. Tutta la storia quindi girerà intorno alla sua figura, come già visto anche nel trailer. La trama della nuova serie Netflix origina spunto. Per quanto riguarda la trama, vedremo Mercoledì nei panni di studentessa, quindi ripercorreremo gli anni trascorsi alla Nevermore Academy. Sarà una storia interessante, in cui non mancheranno i momenti di investigazione tipici del genere giallo mischiati a toni soprannaturali tipici invece del regista Tim Burton. Quindi ci sarà una Mercoledì intenta a scoprire il mistero che 25 anni prima aveva coinvolto la sua famiglia, i suoi genitori in particolare. Ma la vedremo allo stesso tempo cercare di controllare i poteri paranormali ereditati dalla nascita e di neutralizzare svariati e mostruosi omicidi da cui tutta la comunità locale è terrorizzata. Tutto ciò mentre cerca di capire di più riguardo i compagni di scuola ed insegnati, finendo per intraprendere relazioni nuove che si riveleranno complicate. Il direttore Teddy Biaselli delle serie Netflix Originals ha fatto una descrizione precisa e particolare della piccola protagonista. Nessun personaggio era più ribelle, più avant-garde e più iconico di Mercoledì Addams. Mercoledì è il lupo solitario per eccellenza. Segue il proprio ritmo. Probabilmente quello di una marcia funebre. Cristina Ricci, l'ex Mercoledì. Il cast è composto da grandi stelle del cinema. Morticia è interpretata dall'iconica Catherine Zeta-Jones, Mercoledì come abbiamo già detto sarà il volto di Jenna Ortega. Poi abbiamo Luis Guzmán che sarà il grande Gomez e Isaac Ordóñez che interpreterà il fratello di Mercoledì. Ma la più attesa è Cristina Ricci, colei che interpretò per prima la piccola Mercoledì rendendola iconica nei primi due film degli anni 90. Morticia, matriarca della famiglia. Catherine Zeta-Jones ha affermato che interpretare Morticia non è stato affatto semplice. Soprattutto avendo come sue precedenti interpreti la grande Carolyn Jones che ha reso il personaggio iconico mettendosi nei suoi panni nella serie TV ormai cult del 1964. E Angelica Houston che ha invece interpretato la donna della famiglia Addams nei film di Barry Sonnenfeld. Per questo motivo Catherine Zeta-Jones ha dichiarato che è stata proprio una bella sfida. Tim Burton è la prima esperienza con le serie TV. Tim Burton ha raggiunto la fama internazionale grazie ai suoi film. Lo vediamo dietro la macchina da presa per titoli come La fabbrica del cioccolato, Batman, Edward Mani di Forbice. Ma Mercoledì è per lui la prima serie TV. Per Tim è sempre stato un grande sogno quello di poter creare una sua versione della famiglia Addams. L'idea di crearci su qualcosa di suo è presente già da svariati anni. Ma solo oggi è riuscito ad avverare questo suo sogno. È già dall'anno 2010 infatti che avremmo dovuto vederlo dirigere un film, creato con la tecnica ormai famosa dello stop motion, sulla macabra famiglia. Idea che si è poi sviluppata solo nel 2013. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere.
Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.